Circondati dai piloti e dagli stuntmen al volante di potenti supercar, Robby e Francesco Facchinetti hanno dato il via al giro della morte più alto del mondo mai eseguito in un parco divertimenti. Fiato sospeso e naso all'insù per l'inaugurazione del nuovo show di Mirabilandia, grosso guaio a Stunt City. Sulla pista anche Robby e Francesco Facchinetti, che si sono guardati bene però dal salire a bordo di quest'auto speciale, solo all'apparenza simile a una macchinina giocattolo, in realtà dotata di un motore potentissimo, in grado di compiere un giro della morte alto 25 metri, su un percorso ad anello lungo 65 e largo 8. No, papà, facciamo robe tranquille, che è veramente... Facciamo i cavallucci... Facciamo, sì, robe semplici, il brucomela, cioè il brucomela, possiamo fare il brucomela, ma anche il brucomela veramente mi fa paura. Adesso non sto scherzando, io da quando sono diventato papà non faccio più niente, ho paura di qualsiasi cosa, però qua c'è un'attrazione molto bella che si chiama Fobia, che invece devi camminarci dentro, quindi non ti succede niente, al di là persone che ti vengono, ti seguono con delle motoseghe, e la voglio far fare a mio padre. Non so di che cosa sto parlando, però mi fido in questo caso. L'anno prossimo sarà un compleanno importante, 50 anni di Pooh, come festeggerà? Lo festeggeremo nel modo più degno, perché la nostra storia merita qualcosa di straordinario, sarà qualcosa di straordinario, anche di unico sotto certi aspetti, e per il nostro pubblico, per noi, per la nostra musica, per la nostra storia. Francesco vive un momento molto positivo nella vita privata, papà per la seconda volta e prossimo a dire di nuovo sì alla sua Vilma, questa volta in chiesa, e nella vita professionale. Ti sei occupato di recente del lancio di uno smartphone, come mai ti sei lanciato in questa avventura? Perché sono un iperattivo e perché sono sempre stato un amante di tecnologia e soprattutto perché non mi è mai piaciuto pagare la tecnologia più di quello che in verità dovrei pagarla. Dovevamo iniziare con qualcosa e abbiamo iniziato con uno smartphone. Non mi sarei mai aspettato tutto quello che è successo negli ultimi 2 mesi. Federica Tofani, Sky TG24.